Tocca anche la provincia dell'Aquila la maxi operazione di polizia coordinata dalla procura antimafia di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri contro l'Ndrangheta. Gli agenti del servizio centrale operativo e della questura di Catanzaro hanno eseguito 31 arresti a Vibo Valentia e altri che, secondo una nota della questura, sono scattati nelle province di Reggio Calabria, Palermo, Roma, Bologna, Prato, Livorno, Alessandria, Brescia, Nuoro, Milano, Udine e infine L'Aquila. Le accuse vanno dall'associazione per delinquere di tipo mafioso al concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento e rapina, aggravati dal metodo mafioso, detenzione, porto illegale di armi ed esplosivi, lesioni pluriaggravate, intestazione fittizia di beni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Colpita la cosca dei Piscopisani, così chiamata perché ha la sua base operativa nella frazione Episcopio di Vibo Valentia, della quale nel corso di un processo un super testimone, tra l'altro detenuto proprio nel carcere Le Costarelle di Preturo, aveva parlato dell'alleanza con un'altra famiglia calabrese e degli interessi nei subappalti della ricostruzione post-terremoto. La cosca voleva rimpiazzare i Mancuso, storicamente dominanti sul territorio, nel controllo delle attività illecite in una vasta area comprendente Vibo Valentia ed alcune frazioni. Agli indagati sono a vario titolo contestati reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento e tanti altri reati. Nel corso delle perquisizioni sono stati arrestati in flagranza di reato Angelo David per il possesso di mezzo chilo di marijuana e Sasha Fortuna per il possesso di una carta d'identità valida per l'espatrio ma falsa. L'operazione ha visto l'impiego di oltre 200 poliziotti a Vibo Valentia e altri nelle varie province, compresa L'Aquila. Il clan dei Piscopisani avrebbe posto in essere, a iniziare dal 2010, azioni tese a contrastare il predominio criminale dell'altro clan mancuso, con proiezioni sul territorio nazionale. Le attività investigative hanno permesso di scoprire una base operativa a Bologna, dove sono state sequestrate delle armi, e collegamenti con Palermo, dove i Piscopisani piazzavano cocaina già sequestrata durante le indagini.